Radio Radicale, siamo con Lia Quartapelle, capogruppo del PD in commissione esteri, per parlare di quello che è successo nelle ultime ore. Oggi c'è la notizia di questa tregua in Libia che è molto importante, dovuta a una mediazione tra Turchia e Russia. Allora, se lei dovesse riassumere quanto ha inciso in questa situazione il nostro paese, considerando quello che è successo ieri a Palazzo Chigi, cosa potrebbe dire dopo il mancato incontro con al-Sarraj? Il nostro paese, il governo, sta cercando di riportare l'Europa, di riportare un'iniziativa europea sullo scenario libico. Non è una cosa semplice, purtroppo scontiamo dei mesi di assenza dell'Italia dallo scenario europeo, non si recupera credibilità, non si recupera autorevolezza, non si recupera capacità di iniziativa in pochi mesi. Riteniamo però che serva l'Europa, proprio nel momento in cui Russia e Turchia negoziano dietro le spalle dei libici una tregua, c'è invece bisogno di una mediazione che riporti il processo di pacificazione nazionale libico, il processo di dialogo nazionale libico, l'unità del paese al centro dello scenario internazionale. Quindi l'Europa ha delle carte da giocare, l'Italia vuole spendersi per un'iniziativa in questo senso, noi non riteniamo che sia giusto sostenere chi in queste settimane, in questi mesi ha fatto un'iniziativa militare contro un governo internazionalmente riconosciuto, quindi riteniamo che l'appoggio al generale Haftar sia pericoloso, per questo c'è bisogno di un'iniziativa europea per dire alle parti libiche che devono mettersi d'accordo, devono fare un processo di pace. Chi negozia alle spalle dei libici come la Russia e come la Turchia applica una logica che è neocoloniale, che è una logica di potenza, che rischia di portare, di esacerbare ancora di più il conflitto e rischia di non favorire quel processo di creazione di un'unità nazionale di cui ci sarebbe bisogno per stabilizzare la Libia. Ieri che valutazione ha fatto su questo incidente che c'è stato a Palazzo Chigi? Allora, noi riconosciamo al-Sarraj, però prima abbiamo incontrato Haftar e poi al-Sarraj no, non è venuto. Allora, si può dire noi riconosciamo al-Sarraj, abbiamo provato a mediare con loro due e oggi ci ritroviamo un po' in frizione con tutti. La situazione è sicuramente complicata e fraintendimenti, piccoli errori, che possono essere errori anche di protocollo, non favoriscono il dialogo in una situazione così complicata. Credo che sia importante ribadire qual è la posizione italiana. Noi riconosciamo e sosteniamo il governo di al-Sarraj. Riteniamo però, e questo lo diciamo da tempo, che ci sia bisogno di coinvolgere tutti gli attori libici nel dialogo e già i governi precedenti, in particolare i governi a guida PD, pur riconoscendo e favorendo il processo di dialogo intorno al governo internazionalmente riconosciuto, hanno sempre dialogato con le varie milizie nel paese, quindi anche con Haftar. Quindi l'Italia è da tempo che parla con Haftar, l'incontro di ieri non è un riconoscimento, non è una prima volta. Fa parte di un dialogo stabilito e consolidato nel tempo. È importantissimo a questo punto che però ci sia un'iniziativa italiana per sistemare eventuali problemi che possono essere sorti dopo ieri, un'iniziativa politica forte da parte del governo. C'è già stato un tentativo di telefonata ieri sera. Credo che da Palazzo Chigi si debba, insomma, spingere per riallacciare i rapporti che possono essersi un po' slabbrati ieri, perché è importante che l'Italia ribadisca qual è il nostro punto di principio. C'è bisogno di un processo internazionalmente riconosciuto, un processo di pace che arrivi a garantire l'unità del territorio libico. Per l'incontro con i capigruppo a Palazzo Chigi, diciamo, prevede che qualcuno utilizzi questa possibilità per aumentare il livello dello scontro politico. L'incontro promosso dal Presidente Conte già nella mattinata di ieri ha l'obiettivo di dire c'è un interesse nazionale e nonostante i cambi di governo c'è bisogno che dietro questo interesse nazionale ci sia tutto il paese. Non possiamo immaginare di dialogare con un paese in guerra, un paese fratturato, essendo noi stessi in conflitto e in discussione.
per questo che c'è bisogno, insomma, che tutti i partiti politici stiano, difendano un'idea di interesse nazionale, che è l'interesse nazionale sta in una tregua, nel riconoscere l'unità territoriale della Libia, nel riconoscere la necessità di un processo di dialogo nazionale. Speriamo che, insomma, in questo caso si possano mettere da parte le considerazioni più partitiche, più politiche della giornata, per cercare di difendere il nostro interesse nazionale, che in Libia in questo momento è veramente insidiato dalla presenza di Russia e di Turchia, che invece vogliono utilizzare quel paese come... Forse anche Egitto. Egitto, sì, però insomma sono tanti poi gli attori in campo. Questi sono paesi che vogliono influenzare pesantemente l'Italia, attraverso l'Italia l'Europa. Questo noi non possiamo permetterlo e va contro appunto gli interessi di lungo periodo del paese. Per questo è importante che le forze politiche ritrovino un'unità almeno su questo punto. Chiarissimo. Grazie a Lia Guartabelle.